Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parleremo di pori dilatati. Me lo state chiedendo in tantissimi, ho scoperto un metodo in cui vanno via in 7 minuti e se farete come vi dico non torneranno mai più. Quindi se avete questo problema, ovviamente, non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la... Ragazzi, allora, pori dilatati è un problema che hanno tantissime persone, è un problema legato alla pelle grassa o alla pelle mista, è un problema che ci riguarda un po' tutti, tutte le età, da quelli piccoli piccoli a quelli grandi grandi. Di sicuro è un problema che esteticamente si vede e può dar luogo a degli antiestetici effetti, come per esempio quello della pelle irregolare, oppure della pelle forellata, oppure della pelle troppo troppo grassa. Solitamente i pori dilatati sono un problema legato alla produzione di sebo. Infatti questo problema si concentra soprattutto nella zona del viso, quella legata appunto alla produzione di sebo, quella con più ghiandole sebacee. Però può capitare di essere in un periodo particolare in cui questo effetto ce lo vediamo un po' di più. Allora, io ho sperimentato personalmente questo metodo quest'estate e ho visto che funziona. Funziona anche sulle mie amiche, per cui, insomma, se funziona su di me e anche su altre persone, penso di poterlo dare come un metodo abbastanza certo. La spesa che dovrete affrontare per utilizzare questo metodo è praticamente pari a zero e ve lo dico col sorriso sulle labbra perché sapete che io sono sempre molto molto contenta quando riesco a trovare dei metodi che possano andare bene per tante persone e per tante tasche diverse, soprattutto che possano andare bene per chi non ha troppi soldini da investire. Allora, il metodo è semplicissimo. Ve lo spiego a step. Allora, innanzitutto sale. Ognuno di noi credo che abbia del sale a casa. Sale fino, non sale grosso. Dovete fare una specie di pappettina di sale fino, un po' come quella che vi avevo descritto nel video, quello in cui si tolgono i brufoli in 2 ore, ma comunque quello è un altro video, ve lo lascio qui sotto se volete lo guardate. Ad ogni modo, una pappettina fatta di acqua e sale, che vi servirà per cosa? Vi servirà per fare uno scrub nelle zone interessate. Nel mio caso la zona interessata era questa intorno al naso, un pochettino sugli zigomi, questa parte qua delle nasolabiali, la bocca, intorno alla bocca, qui sotto tantissimo e anche un pochettino la fronte fino ad arrivare nella parte diciamo più centrale della fronte. Ecco, attenzione perché il sale brucia, per cui se vi va negli occhi vi brucia in maniera fotonica. Ovviamente il sale non è tossico, nel senso che non ha dentro niente di chimico, è un prodotto naturale, è un prodotto che tutti quanti abbiamo in casa, per cui lo potete utilizzare diciamo così abbastanza con leggerezza. Ogni tanto vi brucerà in qualche punto del viso se avete magari qualche brufoletto aperto o qualche piccola feritina magari di cui non vi siete neanche accorti, però se vi brucia è perché praticamente sta andando a disinfettare una ferita aperta, un qualche cosa di aperto. Non vi preoccupate, a meno che non sentite un bruciore estremo, e allora sciacquate subito immediatamente il viso con acqua tiepida. Quindi non mettetelo assolutamente vicino agli occhi, rimanete in queste zone qua centrali, che normalmente sono quelle più interessate dai pori dilatati e soprattutto dalla produzione di sebo e quindi dalla pelle grassa, unta, eccetera eccetera, e massaggiate non troppo e non troppo poco. Cosa vuol dire? Vuol dire che 5 minuti sono pochi, 10 minuti sono troppi, e quindi facciamo che massaggiamo per 7 minuti. Massaggiate per 7 minuti nella parte, poi ovviamente ragazzi vedete voi in base anche al vostro grado di dilatazione dei pori. Comunque pulite bene tutta quanta la faccia, dopodiché
sciacquate. Questa cosa non dovete farla sempre, perché il sale, pur essendo un prodotto naturale, essendo un prodotto che va sicuramente ad asciugare, va sicuramente a pulire in profondità perché fa un micro scrub alla vostra pelle, va sicuramente a disinfettare perché ha un grande potere disinfettante, però richiama tantissimi liquidi, vale a dire che disidrata, quindi non va benissimo utilizzarlo tutti i sacrosanti giorni. Se avete una pelle molto 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 grassa, lo potete fare anche tipo 2-3 volte alla settimana. Se avete una pelle invece mista come la mia, vi basta farlo una volta alla settimana. In questo modo vedrete che intanto immediatamente la parte quella direttamente interessata sembrerà molto più asciutta e i pori si restringeranno un pochettino e diventerà assolutamente molto più opacizzata. E dall'altra parte, se lo fate regolarmente, andate sicuramente ad aiutare a risolversi un problema che magari nel vostro caso è cronico e non solo esclusivamente dato da un momento o un periodo particolare della vostra vita. Con il sale, tra l'altro, potete fare anche una cosa che sicuramente se la fate al mare va più che bene. Non so d'inverno perché ancora non l'ho sperimentata d'inverno, però potete utilizzare uno di quei contenitori col nebulizzatore che si possono comprare tipo da Primark o li trovate comunque ovunque, o ne riciclate qualcuno. Per esempio io ho questo di un prodotto per capelli che sto utilizzando e ne avevo anche altri e ho riciclato una boccetta di un prodotto che avevo di già, e la riempite con una soluzione fatta di acqua e sale. Ovviamente dovete far sì che il sale si possa sciogliere in acqua, quindi mettete poco sale e tanta acqua. Ad ogni modo, una volta ogni tanto durante la giornata o anche più volte durante la giornata sbattete questa bottiglietta e vi nebulizzate l'acqua con il sale sul viso. Questo vi può aiutare a mantenere la situazione sotto controllo. Ripeto, d'inverno sinceramente non ho provato, però d'estate, soprattutto quando fa caldo, soprattutto al mare, quando si suda di più e quando comunque c'è salsedine nell'aria, è qualcosa di molto piacevole, anche perché vi rimane il viso molto più opacizzato. Il secondo metodo invece probabilmente lo avete già sentito e io vi posso garantire che funziona. È legato all'aceto, all'utilizzo dell'aceto, soprattutto l'aceto bianco e soprattutto, meglio ancora, l'aceto di mele oppure il limone. Io preferisco l'aceto di mele, però potrebbe andare bene anche il limone. Se ne mette qualche goccia, e ripeto, qualche goccia, non una tonnellata di aceto o un chilo di limone spremuti, ma qualche goccia di aceto o qualche goccia di limone, oppure se volete potete fare appunto una soluzione sempre di acqua e aceto e acqua e limone e utilizzarla come tonico. Anche lì sono prodotti naturali, sono ovviamente delle cose che non hanno assolutamente nessun genere di lavorazione chimica, non hanno niente di tossico, non hanno parabeni, non hanno petrolati, non hanno niente di niente, però vanno utilizzati con cautela perché comunque hanno un potere molto molto forte, soprattutto se utilizzati su una pelle del viso molto delicata come per esempio la mia. Quindi io li utilizzavo una volta ogni tanto quando ne sentivo il bisogno e quando vedevo che questa zona era veramente molto molto provata. Se voi avete un viso che lo richiede, potete utilizzarlo anche tutti i giorni, magari la sera, dopo aver deterso molto molto bene il viso. Mi raccomando, il viso deve essere sempre pulito e questa è proprio la condizione sine qua non per avere un viso splendido, senza pori dilatati, senza brufoli, senza punti neri e senza schifezze in giro in pratica. Comunque, bevete un batuffolino di cotone con qualche goccia di limone o qualche goccia di aceto o meglio ancora qualche goccia di aceto di mele e lo passate tamponando nelle parti, nelle zone in cui è necessario ottenere un effetto astringente, che poi è l'effetto che si ottiene con l'aceto e col limone. Lo passate, poi se volete potete sciacquarvi il viso con acqua tiepida. Anche qui è valida sempre la soluzione come quella di prima dell'acqua e sale, potete fare anche acqua e aceto o acqua e limone e ogni tanto nebulizzarla sul viso in modo tale da avere un costante controllo della produzione del sebo e, e dei vostri pori dilatati. Se utilizziamo in maniera oculata, intelligente, questi metodi, che sono un po' i metodi della nonna, ma vanno benissimo, vi garantisco che gli effetti li vediamo e abbiamo anche sicuramente molti, molti meno effetti collaterali. Io mi auguro che questi metodi vi possano essere utili. Mi raccomando, se avete qualsiasi tipo di dubbio o domanda
Me lo scrivete qui sotto nei commenti, vi leggo tutti e cerco di rispondere sempre a tutti. Se questo video vi è piaciuto e ne volete altri simili, ovviamente vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo.